I mosaici del parco di Apollonia in Albania e della basilica di Mitropolis di Gortina a Creta sono stati oggetto dell'intervento di 8 studentesse del corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali di Ravenna. L'esperienza è stata presentata durante l'evento Tessera dopo Tessera organizzato da Fondazione Flaminia, dove è stata sottolineata la vocazione sempre più internazionale della magistrale. Sicuramente questa esperienza internazionale rende il corso visibile anche all'estero per le sue qualità, la capacità anche delle studentesse di adattarsi a condizioni di contesti differenti da quelle, diciamo, del protetto ambito di studio che si ritrovano qui nelle attività in loco. Fare un'esperienza internazionale è sicuramente un arricchimento per gli studenti, perché si trovano ad affrontare condizioni, come dicevo, differenti, ma soprattutto perché l'esperienza italiana viene portata e a confronto con esperienze internazionali. Le studentesse lavorano e imparano, ma intanto trasferiscono la loro competenza anche ad esperti che probabilmente hanno una formazione culturale e un approccio al restauro differente. Questo significa che lo scambio di esperienze è sia nel dare che nel ricevere e nel rendersi conto effettivamente di quello che possono essere anche le prospettive internazionali di occupazione, perché in molti paesi che hanno una tradizione straordinaria dal punto di vista culturale e del patrimonio che hanno, la formazione dei restauratori e l'attività dei restauratori è in fase di implementazione, sviluppo e di grande interesse anche proprio dal punto di vista lavorativo.